Ah, che bella Bologna! I giardini Margherita e la Lamborghini Aventador SV Roadster, un'altra Aventador, Panigale, allucinanti, veramente allucinanti. Torneremo. Non male la S3. E qui una TTS molto interessante con la pioggia. Probabilmente col sole non me la sarei filata di striscio, però con la pioggia è tutto più bello, si sa. La cosa veramente fighissima di stare a Bologna in questo periodo, oggi, è il 2 di dicembre, è che oggi inizia il motor show. Ovviamente sono qui per andarlo a vedere. Domani e dopodomani ci andrò, oggi c'è troppo casino secondo me, perché è il primo giorno, sabato. Domani ancora di più perché è domenica, quindi nessuno lavora, vabbè. Però ogni tanto si sentono delle accelerate favolose e oggi c'era una Formula 1 al motor show, quindi se non sbaglio. Quindi spero si senta, però questo è proprio il momento in cui non stanno facendo nulla. Fino a 5 minuti fa stavano facendo veramente il macello. Ho trovato la configurazione della Mini dei miei sogni. Verde Racing col tetto British. Mi mancano solo i cerchi bianchi e i fari opzionali ed è veramente il sogno della mia vita. Bella lì. Una classe AMG blu. No, giù, vi devo fare una foto qua. Bello. No, vabbè ragazzi, allora alle spalle della Basilica di San Petronio, beh, lì c'è lo stand Hyundai, ma qui c'è lo stand Tesla. Dritta dritta per i miei amici di WeDrive. Incredibile, questa è la Model X, 115.000 euro di SUV, con le portiere ad ali di gabbiano. Chi avrà visto il nostro vlog di Milano se ne ricorderà. Allucinante. SQ7 for the win. Oh, RS3. Questa città è piena di RS3. L'uomo gira con una ruota forata. Oh my god, fascia a terra. Questo edificio il 1 dicembre 1914 nacque la società anonima Officine Alfieri Maserati. Sì, calmo. Grazie al genio e al lavoro di Alfieri e dei fratelli Ettore, Ernesto e Bindo, l'azienda conquisterà fama e prestigio internazionali, contribuendo a far conoscere nel mondo l'eccellenza dell'identità industriale di Bologna, la Maserati e il comune di Bologna nell'anno del centenario. Cioè, qui è nata la Maserati. Questo sei saltato. Epico. Che figata. Che boss. Spettacolare. Ok, questo è ciò che chiamo una combo. Due Audi SQ7. Gigantesche. Favolosa. L'auto più... il SUV più tamarro che esista attualmente sul mercato. Non so se effettivamente quella bianca sia una Abt, però... questo è. Due. Vicino. Ma questa è una... dove tutto inizia, tutto ha fine. Ciao. Alla prossima Bolo e alla prossima Lambo. Spero il prima possibile, sinceramente.